Buongiorno a tutti, fratelli interisti. Allora, sono incazzato nero, incazzatissimo per questa ennesima prestazione opaca, brutta veramente. Non so come Spalletti abbia potuto schierare una formazione simile, 4-2-3-1, Versalico in panchina, un nuovo acquisto messo lì in panchina con D'Ambrosio che non spinge un cazzo, Vesino inutile, Brozovic che non è più capace di fare il regista, Nainggolan assurdo, cioè acquisto proprio 24 milioni buttati nel cesso. Io lo sapevo che la Roma ci aveva dato un pacco, che questo qua veniva solamente a frequentare le discoteche di Milano. Icardi in tribuna, chissà questa volta con chi ha litigato, sicuramente avrà litigato con la fidanzata, con Handanovic, con qualcun altro. Il fenomeno Lautaro in panchina. Scusate un attimo. Ah, abbiamo vinto 3-0. Ah, cazzo, pensavo che avessimo perso. Ah no, allora adesso faccio il video dove esalto Spalletti, dove dico che la squadra ha giocato bene, che sono tutti dei fenomeni e che vinceremo lo scudetto e che io sono orgoglioso di questa squadra. Sì, adesso lo faccio. Allora, abbiamo vinto 3-0. Questo mio inizio di video è per prendere un po' per il culo tutti quei gufi, quei criticoni che dopo due partite già volevano cacciare Spalletti, che già avevano criticato la società per la campagna acquisti. E insomma, per tutte quelle persone che non credono nell'Inter e che dopo due partite condite da episodi clamorosi, perché c'era il rigore, ancora ricordi il rigore su Osamoah che ci avrebbe fatto pareggiare una brutta partita, ma pareggiare, il regalo di Handanovic al Torino che ha permesso al Torino di prendere un po' di coraggio, di pareggiare una partita che noi avevamo in pugno. E ieri che è entrato il Ninja, ottimo acquisto, Spalletti ha messo un pochino la formazione normale, abbiamo vinto 3-0, una partita che l'Inter ha voluto vincere, faticosa, ma che ha voluto vincere. Ragazzi, ve lo dico, vi dovete decidere, o state da una parte o state dall'altra. Non è che quando l'Inter vince è una grande Inter e quando l'Inter perde è una squadra di merda. Allora dovete decidervi, se secondo voi è una squadra di merda dovete essere coerenti dall'inizio alla fine, se invece secondo voi è una squadra che può far bene anche quando ci sono prestazioni meno positive, dovete sostenere la squadra sempre, perché ricordiamoci che l'Inter siamo noi, i tifosi, in questo caso siamo noi su YouTube, noi youtuber che ci vedono, in alcuni casi ci vedono anche migliaia di persone, non è il mio caso, ma ci sono persone, youtuber, che vengono seguite da migliaia di altre persone, quindi dovete mandare messaggi positivi, perché l'Inter siamo noi, ok? Non sarà sicuramente una squadra da scudetto, questo lo dico anche dopo la prestazione di ieri, né una squadra da retrocessione, ok? È una squadra che con una rosa del genere può arrivare tra le prime quattro e sicuramente, lo dico oggi, arriveremo tra le prime quattro. Quinto ci arriverà qualcun altro, ci arriverà il Milan, la Roma, il Napoli o qualcun altro, insomma. Noi non arriveremo di sicuro dopo le prime quattro. Comunque, bella prestazione, ero al lavoro quindi non ho potuto fare nessun video, nessuna reaction come ho fatto per Inter Torino. Però ho sofferto veramente tanto, ho cercato di seguirla in altri modi, un po' col passaparola, sapevo che fino al 60esimo eravamo 0-0, poi è arrivato il primo gol del nostro acquisto migliore, Nainggolan, e poi la partita è andata in discesa, anche perché Inzaghi forse non ha capito che nel calcio vince chi segna e non chi non prende gol, infatti 0 gol in 3 partite, ma d'altronde è stato molto fortunato già come calciatore, sarebbe clamoroso se avesse il culo che ha avuto come calciatore anche da allenatore, quindi diciamo che poi la vita si pareggia e una vittoria contro Inzaghi onestamente mi fa godere un po' di più.
basta, tutto quello che c'era da dire più o meno è stato detto. Adesso c'è la sosta, ce la viviamo con calma, senza tanta pressione addosso, e poi ci rivedremo a Inter Parma. Sarò allo stadio e basta, farò i video reazioni e poi, oltre ai vari pronostici della Serie A e delle quattro squadre che seguiamo da tutto l'anno. Iscrivetevi, un saluto oggi lo faccio a Donato Dejan, che ha ricambiato in uno dei suoi precedenti video, andate a vedere il suo canale, ragazzo molto simpatico, e vi saluto, ciao a tutti!